con Elena Donazan, assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro. Siamo qui a Mestre in un convegno dell'App Industria della città metropolitana di Venezia con tutti gli associati. Ecco, qui si parla di impresa e vita, generiamo lavoro e ricchezza. Lei è l'assessore regionale, non può lei evidentemente creare occupazione, ma evidentemente come regione può essere vicina a chi come questi imprenditori tutti i giorni creano un lavoro. Ecco, in questa situazione e rispetto a quello che oggi stanno facendo, come sta andando con la regione? Cioè è vicina, che tipo di provvedimenti sta facendo? Beh, dai numeri che API Industria di Venezia ha prodotto a tutta la platea direi di sì, che c'è un rapporto molto stretto. Questa associazione ha saputo interpretare i bisogni dei propri imprenditori, usare bene le risorse che la Regione del Veneto mette in programmazione, ma devo dire in questo caso anche che noi come Regione, come assessorato, abbiamo creato degli strumenti utili. Per cosa? Beh, sostanzialmente per avvicinare il mondo del lavoro con il mondo della scuola, cioè il mondo dell'impresa che possa dialogare con il mondo della scuola. Secondo, fare in modo che per le imprese che hanno bisogno esattamente di quella figura professionale ci siano strumenti che si chiamano Work Experience, e qui ne sono stati usati 120 da questa territoriale, che prendi la persona disoccupata, la formi esattamente per il tuo bisogno e poi te la prendi in azienda. Si è investito nell'apprendistato, anche qui sono stati dati dei numeri molto confortanti. Credo che Regione del Veneto con App Industria di Venezia e Città Metropolitana possano dire bilancio positivo. Secondo lei, tra la Regione e il mondo imprenditoriale in genere, e che rapporti ci sono? Vorrei dire molto buoni, perché la vicinanza, la prossimità, l'ascolto che la Regione ha sempre messo in campo nella sua programmazione, nel fare le leggi, nel definire anche le risposte, siano un elemento da valorizzare. Forse alle volte quando si decide troppo distante dal territorio non si capiscono esattamente i bisogni. Certo è vero che noi assessori regionali ci impegniamo molto nell'andare al confronto con le associazioni di categoria, ma con le imprese stesse. Vi do un aneddoto, spero carino e divertente. È arrivata in sala, mi ha avvicinato una di queste aziende associate, faccio anche il nome, Sport Arredo. Ero andata a visitarla qualche anno fa. Sport Arredo aveva un momento di grande difficoltà e un momento in cui, con grande slancio di coraggio, i lavoratori e i loro manager interni hanno deciso di ricomprarsi l'azienda. Era una sfida per qualcuno quasi impossibile, l'hanno vinta e oggi, 3 anni e mezzo dopo, questo imprenditore, oggi, ieri era solo un dirigente, oggi è un imprenditore, mi ha detto: sa, lei è venuta a trovarci. Bene, io sono confortata da questo, perché vuol dire che siamo sul territorio, che rispondiamo alle esigenze.